Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Allora, stamattina faccio sconvolta perché mi sono alzata da poco. Sono le 9:32 e mi vedete già pronta, cioè vestita e tutto, perché devo andare finalmente a fare le unghie. Sono passati 2 mesi, ragazzi, da quando le ho fatte, ma il problema è che poi sono partita e prima di partire ve l'avevo già detto. Non ero riuscita a trovare posto prima che partissimo perché io intelligentemente gliel'avevo tipo chiesto all'ultimo. E quindi sono rimasta con queste unghie che sono bellissime, per amore del cielo, sono veramente belle, cioè forse le unghie che mi sono piaciute di più. Il problema è che stanno tutte sollevando, quindi ogni volta che mi faccio la doccia soprattutto è un casino perché mi si incastrano i capelli e odio questa cosa. Quindi oggi finalmente vado a rifarle. Ho l'appuntamento alle 10:30, quindi tra un'oretta. Infatti tra un pochino vado perché per andare lì ci metto 40 minuti ed è bellissimo com'è, tipo un anno che ci vado, a luglio è un anno che vado da quella ragazza a fare le unghie e non mi ricordo mai la via e come ci si arriva. Quindi ogni volta tipo devo andare su Moovit, vedere che autobus devo prendere, un casino. E comunque, detto questo, sto aspettando che mio padre prepari le cose perché dobbiamo fare la puntura ad Aria. Perché abbiamo scoperto ieri che Aria ha la gastroenterite con ulcera. E ieri, infatti, ieri pomeriggio dovevo anche registrare il video di Shane, ma cioè non ero proprio in vena. Ero e sono un sacco preoccupata. Perché proprio ieri poi stava veramente male, cioè nel senso lei è sempre attiva, no? Anche quando magari è per le sue, ma le tiri la pallina, lei è subito lì che corre. Ieri zero, non camminava, stava sdraiata anche adesso, adesso un po' meglio, però ieri era proprio a terra. Quindi dobbiamo farle la puntura ogni giorno, dobbiamo darle croccantini vari, integratori alimentari, gocce. Adesso è lì che si lecca, ve la faccio vedere. Ho chiuso perché tra poco esco. Adesso prendo i soldi, la borsa e vado di là a vedere a che punta mio padre e poi vado, altrimenti arrivo in ritardo. Riaccendo la fotocamera un sacco di ore dopo, grazie aereo. Perché sono ormai le 5:30. Io sono tornata a casa da fare le unghie. Tra l'altro sono tornata anche abbastanza presto perché a mezzogiorno e un quarto già ero a casa. Adesso poi ve le faccio vedere. E mi sono messa subito a registrare il video di Shane. L'ho editato, caricato ed è già anche uscito. Se non l'avete visto mi raccomandate a vedere. Ve lo lascio qui nelle schede. E adesso appunto sono quasi le 5:30 e mi tocca mettere a posto. Vorrei evitare di farvi vedere il casino che c'è. Ma ve lo faccio vedere lo stesso. Questa è la situazione, ancora il letto da fare, vestiti, 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 vestiti dappertutto. Quindi sì, mi tocca mettere a posto per forza e non fate caso ai capelli perché oltre ad avere diciamo i rimasugli di gel perché prima per registrare il video mi ero fatta la coda, ho anche fatto l'impacco Olaplex, lo tengo in posa più o meno un'oretta, un'oretta e mezza così dopo quando vado a farmi la doccia. Lo risciacquo e almeno ho i capelli belli belli idratati. Detto questo, programma del pomeriggio barra della serata. Devo allenarmi, se riesco devo anche fare la lezione di scuola guida che devo controllare se è alle 6 o alle 7 perché non mi ricordo. E devo uscire con Nicolò. Ci siamo già visti ieri, tra l'altro amore mi ha portato il gelato, mi ha fatto questa sorpresa. E però sì, ieri ci siamo visti praticamente solo per 2 orette mentre stasera stiamo un po' di più. Adesso metto a posto e ci rivediamo quando la stanza avrà un aspetto molto più ordinato. All'alba delle 8:45 riaccendo la fotocamera e ho fatto tutto, nel senso che ho seguito scuola guida, mi sono allenata, mi sono fatta la doccia, come si può vedere dai miei capelli, ho portato giù Aria, l'ho fatta anche mangiare e adesso devo mangiare io. Sto aspettando mia madre perché lei ancora non è arrivata. E vi dico anche che i piani di stasera sono saltati perché Nico sta male, nel senso che ha mal di testa, quindi ho detto non ti preoccupare, ci vediamo poi un altro giorno. E quindi sabato, sì, sabato, venerdì a casuccia. Penso che o mi guarderò la partita o vedrò una serie TV o leggerò un libro. Questo è il mio piano, molto easy. Però vi giuro, ragazzi, fa troppo caldo. Cioè, fa veramente troppo, troppo, troppo caldo. E siamo solo a giugno. Cioè, non voglio veramente immaginarmi luglio.
Vabbè, anche se in realtà a luglio praticamente starò qui a Bologna 5 giorni in tutto e poi per il resto sarò al mare, teoricamente, spero. Io tipo sono uscita mezz'ora fa dalla doccia e sono già di nuovo tutta bagnata. Ma vabbè, adesso penso che cosa mangiare e vi dico poi anche qual è il mio piano della serata. Buongiorno a tutti. Allora, stamattina è sabato 19 giugno 2021 e ieri sera alla fine non ho più filmato nulla perché tutto quello che ho fatto è stato dormire. Dormito, ragazzi, tipo mi sono addormentata alle 10:30 fino a stamattina alle 10. Quindi ho dormito un bel po' di ore. E adesso sto facendo colazione abbastanza velocemente. Mi sono anche già vestita, preparata, lavata e tutto, perché dobbiamo andare a casa Lecchio, che è qui vicino, perché dobbiamo prendere i croccantini per Aria, perché deve fare il cambio di croccantini e dobbiamo prenderle dei nuovi croccantini. Quindi andiamo in questo negozio che è completamente naturale, cioè vende prodotti naturali, e quindi andiamo lì. Se riusciamo, ma non penso perché è un po' lontanino da Casalecchio. Andiamo anche a vedere la località che teoricamente ho scelto per il mio compleanno. Ho trovato questa location, ancora non vi voglio spoilerare nulla, per il mio 18esimo. Per chi non lo sapesse, faccio gli anni il 7 luglio, ma lì il 7 luglio non c'era disponibilità, quindi l'avrei, cioè, l'ho presa per l'8. Vi dico già che è una cosa abbastanza privata, cioè nel senso non farò una festa grandissima, anche perché con questa cosa del Covid non mi sembra il caso, e quindi sarà una cosa abbastanza ristretta e privata. Però c'è una cosa che secondo me potrebbe essere la chicca, quindi sì, tra oggi e domani sicuramente andremo a vederla. E boh. Allora, ragazzi, sono le 8 meno un quarto oggi pomeriggio. Sono andata con Nico, abbiamo fatto un giretto in bici, niente di che. Adesso sono tornata a casa, mi sono cambiata perché devo portare Aria fuori. Porto Aria fuori e poi mi alleno. Ho già messo sotto il completo, vabbè, il top e i pantaloncini. E guardate le mie fantastiche ciabattine abbinate con i calzini, proprio tipo da turista tedesca doc. Vi giuro, mi fanno troppo ridere perché abbinata così mi sento tipo veramente un tedesco. Comunque, i piani della serata in realtà sono cambiati, perché non usciamo più con gli altri, andiamo solo io, Anna e Sha in centro, facciamo un giretto così. E sì, poi domani mi vedo con Nico. Devo anche pensare che cosa mangiare a cena, perché alla fine oggi a pranzo ho mangiato un'insalata di tonno, olive, parmigiano e ceci, buonissima, che ultimamente mi sto facendo praticamente ogni giorno. Però per stasera non so che cosa farmi. Potrei o farmi di nuovo la stessa cosa, che non sarebbe male, oppure mi sa che mangio un po' di frutta, perché vi giuro sto squagliando dal caldo. Quindi porto giù Aria e poi mi alleno. Ore 10, ragazzi, finalmente mi sono preparata per uscire. Ci ho messo così tanto in realtà perché mi sono finita di allenare tardi e abbiamo mangiato anche abbastanza tardino, perché abbiamo mangiato verso le 9:15, quindi poi mi sono fatta la doccia, preparata e tutto. Mi sono vestita in modo super semplice, canottierina nera, pantaloncini, poi ho messo il Dr. Martens e la borsetta nera, praticamente quasi total black. E mi sono anche leggermente truccata, ho solo fatto gli occhi, niente base, perché non ce la faccio. E poi matita e lip gloss. E basta, vado perché le altre già mi stanno aspettando. Ragazzi, è 1:35, sono tornata a casa, mi sono anche già messa in pigiama, tra virgolette, struccata, skincare e tutto. Vi giuro che sono qui sul letto, sto morendo. Caldo, cioè, fa troppo caldo, anche perché poi io tengo la porta chiusa per non disturbare i miei genitori di là. Fa caldissimo, anche perché di qua non ho il condizionatore, ce l'abbiamo di là in sala, e non ho nemmeno un ventilatore, quindi sto veramente morendo. Adesso mi guardo qualche puntata di The Good Place perché l'ho quasi finito, mi mancano tipo le ultime 2-3 puntate, quindi proprio sono agli sgoccioli. E per questo volevo chiedervi, consigliatemi delle serie TV da iniziare. Ne voglio una proprio che prenda, non sempre le solite tipo Teen Wolf, La Casa di Carta, Pretty Little Liars, queste qui, perché le ho già viste. Però sì, consigliatemene magari di un po' particolari, un po' diverse, però prendano molto. E